Molti cittadini si rivolgono alla rete internet per acquistare beni e servizi, soprattutto in questo periodo di vacanze in cui la rete può dare possibilità di fare degli acquisti di pacchetti case vacanza anche con un grande risparmio. Però bisogna fare attenzione perché le potenziali truffe sono sempre dietro l'angolo e per questo motivo la Polizia Postale e delle Comunicazioni, insieme al portale Airbnb ad Alto Consumo, ha stilato una piccola semplice guida da seguire per non incappare in truffe di malintenzione. Nella guida è riportata sia il profilo del truffatore che i consigli utili per non incorrere in potenziali truffe. In particolare, uno dei profili del truffatore è il cosiddetto cervello in fuga che si è dovuto trasferire all'estero per motivi di lavoro, ci chiede tutti quanti una serie di documenti personali per il contratto e in ultimo ci chiede il bonifico internazionale. Così come ad esempio l'esperto informatico che invece al contrario ci dice di continuare la trattativa al di fuori della piattaforma perché in questo modo ci fa risparmiare, anzi al contrario ci propone anche un bello sconto, cosa assolutamente da non fare perché è il preludio a una vera e propria truffa. L'altro aspetto è quello del compare che inserisce degli annunci sui portali, sulle piattaforme, senza che vi siano recensioni o che addirittura è un soggetto che si è appena iscritto. Quindi questo deve farci subito insospettire. E che cosa c'è da dire? Che il truffatore è una persona educatissima, molto cordiale, sempre disponibile e che non disdegna da strizzarci l'occhio fino a quando non ci chiede il bonifico. Una volta effettuato il bonifico, scompare in un assordante silenzio fino a quando non trova un'altra vittima. Quindi fate assolutamente molta attenzione incrociando tutti quanti i dati e se avete qualche dubbio potete rivolgervi al commissariato di ps.it che è il portale della Polizia Postale per chiedere tutte le informazioni necessarie per acquistare in sicurezza.